Dai depuratori agli shopper, ecco i risultati della lotta all'illegalità. Accordo di Parigi entrerà in vigore il 4 novembre. 15 proposte per una finanziaria green. Dagli stabilimenti balneari ai villaggi turistici, ma anche impianti di depurazione e di trattamento delle acque reflue, cantieri navali e produttori di sacchetti di plastica. Continuano i controlli da parte dei carabinieri del Comando per la tutela dell'ambiente, che hanno presentato i risultati della campagna estiva. 713 controlli in tutta Italia, 202 persone segnalate e sequestri per un valore di oltre 27 milioni di euro. Solo nel settore dei sacchetti biodegradabili l'operazione ha portato al sequestro di oltre 89 tonnellate di shopper illegali. I controlli sono stati effettuati presso produttori e rivenditori all'ingrosso, presenti soprattutto nelle aree industriali del nord Italia. Noi abbiamo fatto un'azione di repressione capillare e a me i dati non soddisfano, nel senso che il NOE ha fatto bene il suo lavoro, ma i casi di illegalità ambientali accertati sono troppi. Io vorrei fare le conferenze stampa con i NOE dove mi dicono che va tutto bene. Ma fra il tutto bene e i dati che abbiamo presentato oggi, una giusta via di mezzo ci potrebbe essere, quindi meno illegalità, e l'avviso ai naviganti è: noi continueremo con i controlli e con la repressione. L'accordo di Parigi entra in vigore il prossimo 4 novembre. Grazie alle ultime ratifiche sono state superate oltre le soglie necessarie che prevedevano l'adesione formale di 55 paesi, per un totale di emissioni globali del 55%. Quasi 2 miliardi di euro ogni anno a partire dal 2017, grazie alle 15 proposte di Lega Ambiente per la legge di bilancio che riguardano economia circolare e beni comuni, riqualificazione edilizia e manutenzione del territorio, clima e mobilità sostenibile. Sono partite le adesioni online per organizzare a novembre eventi e attività sull'efficienza energetica. L'iniziativa è promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzata dall'Enea nell'ambito della campagna Italia in classe A.